La morte è dappertutto. Dio ha provveduto perfettamente a questo. Ciascuno può togliere la vita all'uomo, nessuno la morte. Mille strade si aprono verso di lei. Io non cerco un punto preciso per infliggermi la ferita. Sono tutto colpevole. E allora, mano, cerca la morte dove puoi. Sfonda il torace, strappa il cuore, metti a nudo tutti i recessi della carne, la gola deve risuonare spezzata sotto i colpi incalzanti, le vene scorrere squarciate dalle unghie confitte. Riapri queste ferite, inondale di sangue, di infezione, strappa fuori quest'anima ostinata. Ecco la verità. Edipo non si è strappato coraggiosamente gli occhi. Li ha solo offerti in dono al mondo. Cosa ti ha reso di nuovo feroce e alimenta il tuo dolore? A che ragione ti spinge verso il mondo infernale e ti bandisce da qui? Vuoi cancellare il giorno? L'hai già cancellato. Vuoi fuggire la casa maledetta e le sue mura? Per te tutto già muore, mentre sei vivo. La sorte ti ha isolato dalla vista di tutti, a te la vita ha tolto ogni bene che la morte possa strappare all'uomo. Vivi già in un eterno esilio. La tua anima è ormai staccata dalla carne e non hai bisogno di nessun Dio per riconoscere il tuo male. Potresti ficcare le mani dentro E cancellare tutte le voci che mi attraversano, le infamie. Potessi vivere in un eterno silenzio, senza suono, senza dolore. Ma questa macchia, figlia mia, non si stacca da me. Questa malattia continuamente, e le orecchie trasmettono tutto quello che ero riuscito a cancellare dai miei occhi. Trattengo il mio spettro senza peso sulla terra. Cosa manca ancora al male? Regno, genitori, figli, tutto. Tutto è andato via. Si è dissolto nell'aria. E cos'è rimasto? Le mie lacrime. Le mie lacrime di sangue. E la mia vita. Hai ragione, conducimi di nuovo nella mia prigione, in quel luogo oscuro che io non vedo, ma di cui sento il tanfo. È giusto che io trascini ancora il mio strazio senza suppliche, cercando nuovi castighi, pari ai miei delitti. Ecco qua. Grazie Giuseppe Nicola. Signore e Siamo signori, fortunati. buonasera. Abbiamo l'onore questa sera qui a Teatro Live, condotto da Adele Fulciniti, di avere come ospite d'onore niente po' di meno che Giuseppe Pambieri con sua figlia, degna attrice, degna figlia d'arte, Nicole Pambieri, e tutto il resto della compagnia. Protagonista, Salve a tutti. oltre a Nicole, Maria Letizia Gorga, nella parte di Giocasta. Quindi abbiamo assistito alla scena iniziale delle Fenice di Euripide per la regia di Giuseppe Argirò Catanzarese e la produzione di Adriana Palmisano, alla scena iniziale, dicevo, delle Fenice di Euripide. La scena era tra Edipo e sua figlia Antigone. Naturalmente questo lavoro, vero Giuseppe, non è una commistione di varie Sì, lui citazioni, di vari Argirò, poi lavori. se arriva, se fa in tempo arrivare ci spiegherà. Sì, ha introdotto diversi elementi da diverse altre, diciamo che ha preso un po' dalle Fenice di Seneca, soprattutto nella parte iniziale,
E poi ha mantenuto anche pressappoco, insomma, comunque la scrittura originaria delle Fenice, aumentando un po' il, diciamo, il peso specifico del rapporto fra Edipo e Antigone e la figlia. Il grande plot di questo lavoro. E poi c'è anche una citazione proprio dall'Antigone di Sofocle, anche. Sì, c'è anche nel finale, nel finale, soprattutto nel rapporto violento che c'è fra Creonte e Antigone. E l'intervento di Tiresia, anche se. Tiresia, no, ma quello c'è anche nelle Fenice. Comunque è molto interessante perché questo lavoro condensa un po' dentro di sé tutta la saga, insomma, di Edipo. E noi arriviamo, entriamo in questo gioco scenico quando ormai è già venuto la rivelazione, insomma, diciamo l'Edipo di Sofocle ha finito il suo corso, noi vediamo ancora un Edipo che vive relegato in un angolo della reggia, c'è Giocasta, che ecco un'altra cosa che lui ha fatto, che Giro ha fatto molto interessante, ha messo c'è un dialogo anche fra i due, proprio fra Giocasta ed Edipo, un dialogo dilaniato, un dialogo esasperato, e dove chiaramente viene fuori anche quest'odio amore che c'è stato, terrificante, che poi ha dato naturalmente il là a Freud per sviluppare tutta la sua teoria, naturalmente, che però adesso viene anche da qualche studioso greco smentito, perché dice, quindi, per esempio, Schipani dice... naturalmente lui non lo sapeva, quindi secondo lui cadrebbe addirittura la teoria freudiana, sì, certo, perché dice l'inconsapevolezza, interpretazioni, insomma, rimanendo sullo spettacolo, ecco, e allora c'è questa saga familiare, questa violenza di questa famiglia smembrata e tutte le conseguenze che ha avuto, e nello stesso tempo c'è una guerra che si sta vivendo, proprio che viene ricavata, insomma, e deriva dalle decisioni prese in anticipo dei due figli di Edipo, Eteocle e Polinice. Uno decide di rimanere in città e governare per un anno, l'altro viene mandato in esilio. Quando l'altro chiede di, e tocca a lui a questo punto, riprendere il potere, Eteocle, innamorato del potere, gli dice no, e a quel punto allora si scatena la guerra dei sette contro Tebe, famosa. Sì, infatti c'è tutta una concentrazione di miti greci. Esatto, e con il finale di morte generale, perché i due figli muoiono tutti e due, c'è questa decisione di Eteocle di non far seppellire il fratello, e dentro le mura Antigone questa cosa non l'accetta, e c'è e quindi famoso poi il famoso scontro, Antigone di Sofocle, che viene ricitato, esatto. E poi c'è la partenza di Edipo verso Colono, sì, e quindi poi l'Edipo a Colono, eccetera, con la figlia Antigone. Antigone, la nostra Nicole Pambieri, che io devo dire ai telespettatori ho conosciuto quando aveva 4 anni, e per me è nel mio cuore come una piccola perla, è consegnata a uno scrigno, Nicole, a scrigno del mio cuore. E aveva 4 anni e il nostro incontro è stato bellissimo perché lei mi ha sputato. E sputandomi era un mio periodo suggellato. Di sputi, quello. Sputavo a chiunque mi si avvicinasse. Sì, un periodo tremendo, forse perché i genitori stavano lontani. Sputavo. E allora finalmente torniamo nei miti. Infatti, quello che lama cucciolo, evidentemente, qualunque persona si avvicinasse, cioè perché buttava su queste persone la collera di essere lasciata sola. Non lo so, però anche lì, se indaghiamo nella mia psiche di quando avevo 3 anni, 4, è un casino. Vabbè, sorvoliamo. No, però questo è una chicca molto carina, che certo, invece è un po' l'esordio poi della tua carriera di attrice. Tu hai detto subito, oh, ma quanto mi vuol bene. Sicuramente. Sì. Io ho detto questo perché io sono per... Vabbè, Giuseppe ride perché non ci conosciamo da troppo tempo, sono 35 anni, allora lui sa che io coltivo l'amore universale, quindi per me tutto è bello, tutto è buono, quindi quando lei mi ha sfruttato io ho pensato, questa bambina è meravigliosa, mi vuole bene, e infatti me ne ha voluto per la vita. E questo però, questo episodio l'ho raccontato per un motivo preciso, perché credo che da lì si sia colto molto della tua
presa cromosomica, cioè tu hai già preso il talento dei genitori. Approfittiamo per salutare gli Atanzi, la grande Lia, che ci vedrà su internet, spero, su www.telespaziotv.com, Teatro Live, digiterà questa nostra data poi per vederci. Ma tornando a Nicole, dicevo, lei, qualcuno ha detto, più di uno, sia critico, sia insomma persone del pubblico, eccetera, è il meglio di tutti e due i genitori. Sei d'accordo? Io non posso dirlo questo, non lo posso dire. No, però voglio dire che, insomma, che tu abbia elaborato. Probabilmente ho preso sicuramente da tutte e due, poi calcola che io sono sempre stata, ho sempre girato con loro da quando ero piccola, quindi ero in quinta, osservavo, ma ancora adesso li cerco di rubare costantemente. Sapevo a memoria la bisbetica vedendola tre volte, ero piccola. Poi dopo ho avuto un vissuto. Però questo è successo tutto, insomma, in qualche modo senza neanche, non so, me ne sono accorta, ecco. Quindi non lo so, lo devono dire gli altri, io non posso. Comunque, Nicole, visto che noi stasera abbiamo, insomma, come sviluppo tematico. Dio, è arrivato il regista. È arrivato il regista. Lo facciamo entrare. Adriana Palmisano. E anche Adriana. Dobbiamo farlo subito entrare e dobbiamo aggiungere anche due posti. Io cedo il mio posto. Cedo il mio posto al regista. Assolutamente lo cedo io. Tu siediti perché devi condurre. No. No, siediti qui, mi metto io dietro. Tu devi condurre, non puoi cedere il posto. No, vabbè, ma tanto sono mobile, sono parecchio mobile. Allora, io, Adriana, ti cedo il posto. Sì, vieni, ti cedo il posto perché così, no, tanto sono mobile. Adesso vado verso Nicole, poi vado verso Giuseppe, poi...